Il ritorno dello Icaprino in Valle d'Aosta. Sogni, energie e speranze. Buona visione. La situazione dell'allevamento caprino in Valle d'Aosta in questo momento, diciamo che predominante è l'allevamento per, tra virgolette, passione, quindi allevare degli animali perché storicamente o di famiglia o che ne avevano sempre avuti, quindi sono allevatori che lo fanno come secondo lavoro, hanno un altro impiego e nel loro tempo libero si dedicano a questo allevamento. La maggior parte allevano comunque animali di razza autoctona della Valdostana, dove noi andiamo solo a controllare, verificarne le caratteristiche e dargli una sorta di punteggio. Attualmente in Valle d'Aosta abbiamo all'incirca 2000 animali iscritti al registro anagrafico della Valdostana, mentre una piccola parte si sono dedicati a questo allevamento produttivo. Questo tipo di lavorazione ha una resa di circa il 10%, significa che da 100 litri di latte otteniamo 10 kg di formaggio. Utilizzando altre razze, quindi non la razza autoctona, ma la cosmopolita camosciata delle Alpi o Sanen. Queste due razze sono di libro genealogico, quindi sono animali che invece lì i controlli sono diversi. Quindi io vado a controllare la produttività degli animali, quindi da quando partoriscono a quando vanno all'asciutta controllo la quantità del latte e poi prelevo un campione di latte e si vedono anche le analisi, quindi anche grasso, proteine, tutto quello che serve per la qualità di questo latte. Di queste aziende ne abbiamo all'incirca una trentina, con un numero che va dai 30 capi ai 100 capi per azienda.